Francesco Pugliesi e oggi, 21 marzo 2019, a distanza di pochi giorni, abbiamo delle novità che lui stesso ci racconterà. Buongiorno a tutti, intanto. Allora, le novità sono che l'assessore Falcone, sabato 16 marzo, proprio qua, su questa predella, aveva incontrato i sindaci di Rocca Lumera, Curci e il Genio Civile di Messina per analizzare e vedere cosa si poteva fare per evitare che questa predella fosse abbattuta. Ieri 20 marzo è arrivata la nota che l'assessore Falcone ha mandato ai sindaci e al Genio Civile, dove dice che il Genio Civile provvederà alla pulizia dell'alveo, i sindaci di Rocca Lumera e Curci dovranno tenere la passerella in condizioni buone affinché si possa aprire dal 1 di giugno al 30 di settembre. Subito dopo, la notizia più importante è che subito dopo parte tutto l'iter per la costruzione di un ponte. Qualche volta io sono stato all'assessore dopo questi due, allora ero anche io sindaco di Rocca Lumera e per sollecitare questa cosa, sì, ora vediamo, sì, si deve fare un progetto esecutivo. Abbiamo sì, qui le carte. E qua ci sono. Le abbiamo mandate anche a lei. Sono passati gli anni. Ogni anno il comune di Curci, il comune di Rocca Lumera, noi facciamo un'ordinanza di apertura della passerella da giugno fino a metà settembre. Allora, noi con l'assessore Falcone assieme a Saro Trischitta abbiamo fatto un primo sopralluogo il 4 marzo. Dopo 12 giorni, il 16 marzo, l'assessore Falcone su questa predella ha convocato i sindaci e il Genio Civile. Il 20 marzo, cioè ieri, è arrivata la nota con le direttive. Questo sta a significare che comunque quando si ha a che fare con delle persone serie, con delle persone concrete, con delle persone competenti come l'assessore Falcone, i risultati arrivano. C'è da dire inoltre che qua stiamo parlando di un problema che si tira avanti da 15 anni, dove le nostre amministrazioni di Curci e di Rocca Lumera non sono riusciti a risolvere nulla. Noi in tempi brevissimi abbiamo portato un risultato eccellente, io direi quasi storico. Naturalmente, che succede adesso? Nel momento in cui finisce la stagione estiva inizia la demolizione di questa bredella. Questo che vuol dire? Che la demolizione della bredella significa che subito dopo la demolizione inizia la costruzione del nuovo ponte. E qua bisogna vedere cosa riusciranno a fare i nostri sindaci, perché qua la palla adesso passa a loro, che devono spingere, tra virgolette, l'opera che l'assessore Falcone ha dato tutte le disponibilità affinché venga fatta. Quindi su questo non ho altro da aggiungere, posso semplicemente dire che sono soddisfatto di quello che ha fatto l'assessore Falcone e che comunque questa ci dà la possibilità di finalmente vedere un po' in modo positivo la politica, che in questi anni purtroppo non ha portato risultati. Questo è tutto. Ricordiamo che Francesco Pugliesi è un semplice cittadino. Un saluto e un grazie per il suo impegno. Grazie a voi. Per permettere anche la decongestione del traffico veicolare, essendo un facilmente stato, la popolazione cresce tra i 1 a 30.000 abitanti, quindi diventa un motivo questo di snellimento del traffico veicolare locale. Ora però noi cosa chiediamo? Ora se finisco completo, cosa ci mancherebbe? Poi loro ovviamente da un punto di vista tecnico, noi cosa chiediamo?
che venga revocata questa ordinanza di demolizione, perché anche momentaneamente, con l'impegno che subito ci mettiamo per fare questo progetto esecutivo e poi per portare avanti poi il discorso del progetto. Intanto si tratta del periodo estivo, perché se noi non abbiamo la revoca dell'ordinanza di demolizione ed è in vigore e noi apriamo la passerella e passa una persona con la motocicletta, sbatte la testa e muore, a noi ci arrestano per omicidio colposo. A noi ci arrestano. La caccia è ai sindaci, non è. Dicevo all'amico Matteo Francilia che il mio ingegnere capo, il maestro di Navarra, ancora oggi paga per dei morti su un torrente, e non, certamente i morti non a causa di lui, non è colpa sua, però ancora oggi paga perché ha un processo, paga perché ha ancora deve pagare 80-90 mila euro per il processo. Nel 2004, nel 2004 si doveva riparare, non che c'è stato quest'anno notevole quantità di acqua che è passata, no? Perché noi ogni anno a settembre noi puliamo tutte le canne e ci prepariamo per la stagione invernale. Ripeto, è un discorso che noi facciamo. Perché se si pensava che questa passerella potesse avere una durata più lunga, sicuramente il progetto dell'ANAS, anche il 10.000, avrebbe utilizzato l'ANAS a progettare questa passerella ampliando la sezione di deflusso dell'acqua, mentre se noi vediamo, ripeto, l'ha ridotta notevolmente, quindi in questo momento questo gran torrente, no? Una barriera. Questo diventa una barriera di fatto. Tra l'altro, nel periodo invernale, così come dovevano essere state, perché questo è un ulteriore impedimento normale. Sono state messe da poco queste cose qua. Le lame sono state. Questo perché? Perché per evitare che potesse, le lame vengono tolte, i pali restano naturalmente. Questo mi fa piacere.